Rettore, oggi in commissione è approdato il progetto dell'ex manicomio. Di nuovo è uscito qualcosa? Sì, approdato il progetto, però di fatto non è un atto preliminare, ma insomma è anche questo un punto di arrivo e, come mi piace dire, è insieme anche un punto di partenza. Abbiamo illustrato a tutti i membri della commissione il progetto e abbiamo verificato insieme quali sono i lotti funzionali che devono partire e abbiamo chiesto l'inserimento di due tecnici dell'espressione del comune all'interno del gruppo di supporto a RUP, in modo tale da far partire il prima possibile la preconferenza di servizi e che porterà poi alla conferenza di servizi che sarà deliberante. La richiesta ovviamente è quella di cercare di accelerare il più possibile, anche se poi ci sono dei tempi incomprimibili, però insomma voglio rilevare lo spirito di collaborazione, insomma è un'apertura massima da parte dell'università, insomma direi che la strategia della condivisione non potrà che pagare. Tempi stretti comunque. I tempi sono stretti, ma sono stretti i tempi del master plan Non che. rischiamo di perderli questi fondi? No, assolutamente no, tant'è vero che noi contiamo per il 31 dicembre, quindi che è la data stabilita poi dal percorso master plan, di bandire la gara per i lavori.